Olocausto, visitare i luoghi dello sterminio nazista di milioni di persone ha un impatto violento e dopo niente più come prima. Ne sanno qualcosa i 500 studenti di 59 istituti superiori toscani che hanno partecipato al treno della memoria, organizzato e finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Museo della Deportazione di Figline di Prato. Destinazione campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau in Polonia. Ad accompagnare gli studenti alcuni testimoni dell'Olocausto, le sorelle Andre e Tatiana Bucci, scampate a Birkenau a soli 4 e 6 anni, Gilberto Salmoni, deportato a Buchenwald, Marcello Martini, staffetta partigiana, deportato a Mauthausen e Vera Micheli Salomò. Con loro la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, l'assessore regionale all'istruzione, Cristina Grieco, e una delegazione del Consiglio regionale guidata dal presidente Eugenio Giani. Questo è il 10° treno della memoria, quest'anno dedicato a Primo Levi, con cui la Regione Toscana celebra dal 2002 la giornata del ricordo delle vittime dello sterminio nazista. Il treno della memoria chiude un percorso di formazione iniziato dagli insegnanti e proseguito in classe con gli studenti. La Giunta regionale crede moltissimo in questa iniziativa e investe in questa iniziativa. Sono 10 anni, questo è il 10° treno della memoria. Bene, noi ci crediamo proprio perché crediamo nel valore dell'educazione. Crediamo appunto che questi giovani, una volta rientrati e una volta che hanno visto quello che è successo, possano evitare quelle derive che purtroppo si vedono sempre di più. Durante il lungo viaggio in treno attraverso l'Europa, gli studenti e docenti hanno incontrato nel vagone e ristorante esperti e rappresentanti della comunità ebraica e di ANED, l'associazione degli ex deportati, di ANEI, gli ex internati, di AMPI, gli ex partigiani, e delle associazioni Rom e Sinti, Azioni Gay e Lesbica, per ripercorrere le tappe della Shoah e conoscere le vicende di persecuzione e deportazione che colpirono oppositori politici, internati militari, omosessuali, Sinti e Rom. Il fatto di leggere un libro, di vedere un'immagine, non può mai raccontare ciò che hanno vissuto proprio quelle persone in quel preciso istante. Credo che l'importanza di questo viaggio sia soprattutto nel aiutare a comprendere non solo quello che è avvenuto, ma come si è arrivati a certe situazioni, a certi orrori che sono stati compiuti. La Regione Toscana ha sostenuto un onere finanziario non indifferente per organizzare il treno della memoria, ma sono risorse spese bene. È un investimento sulle nuove generazioni, sui giovani. Ben vengano iniziative come queste, quindi siamo grati alla Regione Toscana perché riesce a coinvolgere molti giovani, nel senso che di arrivare a capire che la memoria non può essere solo un ricordo, ma ad essere quel filo diretto che unisce il passato al presente per condizionare un futuro. Sul treno, nel loro scompartimento, che come ogni volta attira un via vai rispettoso di giovani, le sorelle Tatiana e Andra Bucci sono di nuovo in viaggio. È l'ottava edizione per loro del treno della memoria, ma non sono stanche perché la loro missione è quella di passare il testimone alle nuove generazioni. Lasciare la nostra memoria, che i ragazzi conoscano bene quello che è successo, che finalmente forse potranno capire l'importanza di considerare tutti gli altri anche esseri umani uguali a tutti noi. Anche quello che sta succedendo nel mondo oggi non è che sia una cosa molto allegra, ci fa pensare che la storia non ci ha insegnato niente, e forse rivedere i posti dove si è consumato proprio l'orrore più totale li farà riflettere. Dopo quasi un giorno di viaggio, gli studenti toscani sono arrivati in Polonia, Auschwitz, prima tappa del viaggio, il campo di sterminio di Birkenau, una distesa immensa di neve, silenzio e baracche al di là del filo spinato che separava la vita dalla morte. I numeri dell'Olocausto sono impressionanti. Gli ebrei uccisi furono 6 milioni. Soltanto nei campi di Birkenau e Auschwitz, dal 1940 al 1945, morirono 1,5 milioni di persone. La cosa che mi ha colpito è che spesso diciamo che le persone, i gerarchi nazisti che hanno fatto questi fatti, erano dei mostri. Ecco, purtroppo non era così, erano delle persone normali come tutti noi. Questo ci fa capire che bisogna stare attenti, vigilare sulla libertà, perché
può riaccadere. I ragazzi e le istituzioni toscane visitano il campo suddiviso in settori, le baracche una accanto all'altra dove venivano ammassati i prigionieri, le latrine, quello che resta delle camere a gas tra la neve nei boschi. Studiarlo sui libri sono parole, però ti colpisce abbastanza, però essendo qui c'è un'emozione veramente, c'è un peso, è come se rivivessimo quello che hanno fatto e quindi è molto più emozionante. Penso che sia un po' impossibile far capire cosa proviamo noi visitandolo. Penso che comunque sia un'esperienza che dovremmo vivere in prima persona un po' tutti per capire veramente cosa si può provare. Ma veramente colpito e dato noia vedere il bunker dei bambini e vedere tutte le scritte sui muri con la scritta aiuto. È una cosa più forte di noi, una cosa che ci travolge ed è veramente non si può spiegare. Bisogna essere qua e provare e cercare di capire questa enorme tragedia. Al termine della visita di Birkenau, studenti, insegnanti e istituzioni hanno raggiunto in corteo il monumento delle vittime. Ogni ragazzo toscano ha pronunciato al microfono il nome di una persona uccisa in quell'inferno. Aisa Adelaide, 18 anni. Rosa Osmo, 0 anni. Verina Lombardi, 31 anni. Sten Baccardi, 1 anno. Ruth Anna, 33 anni. 7 anni. Geremia Filo, Anticoli, 22 anni. Rosanna Calò, 2 anni. Un momento di condivisione della memoria e presa di coscienza che l'orrore dell'Olocausto non appartiene solo al passato. Appartiene anche al presente per costruire un futuro migliore, quindi per tutti noi, ma soprattutto per i ragazzi che saranno appunto portatori del testimone verso il futuro, credo che sia un percorso forte, ma un percorso di crescita importante. Conoscere per tentare di comprendere i meccanismi che portano l'uomo a compiere cose così terribili. Siccome i meccanismi sono neutri, ci sono sempre, purtroppo come vediamo ci sono anche oggi, quindi capire può forse aiutare a essere un vaccino. Non esiste antidoto, ma esiste il vaccino. Il vaccino vuole richiami, e richiami almeno una volta l'anno vanno fatti. Il viaggio della memoria prosegue ad Auschwitz I, il campo madre aperto dai nazisti nel 1940, requisendo un'ex caserma polacca. Nel campo madre c'è anche la prima camera a gas sperimentata dalle SS, dove venivano uccise 700 persone alla volta. È un'area molto pesante. Diciamo che tutto ciò che è successo in questi due campi comunque è rimasto. Come hanno detto anche i testimoni, è un cimitero senza tombe. Questo male che persiste e che rimane fermo nei luoghi nonostante questi luoghi cambino, nonostante il tempo passi, però il male che è esistito in questi luoghi rimane. Guardando le foto e gli oggetti requisiti ai prigionieri dalle SS, i ragazzi prendono consapevolezza che dietro una scarpa, una valigia, un vestito c'era la vita di una persona. Poi gli studenti e le istituzioni hanno commemorato le vittime con un lungo corteo fino al muro della morte, dove venivano fucilati i prigionieri. I rappresentanti delle comunità e delle associazioni dei perseguitati sono convinti che quando si parla di razzismo non si possa abbassare la guardia. Ed è sempre possibile ritornare in situazioni molto molto critiche. In Germania negli anni 20 gli omosessuali in alcune città non stavano poi malissimo, si respirava quasi un clima di libertà. Dopo 10 anni cominciarono a finire nei campi. Quindi questo ci deve essere di lezione, di monito e di lezione. Mantenere viva la memoria di quello che è successo in questi campi di sterminio affinché anche nelle generazioni future non si ripeta una cosa del genere, perché queste cose sono state partorite da una mente lucida, da una mente fredda, non da un folle, da un pazzo chiunque. Quello che è successo che non si deve ripetere mai più, mai, mai più. E non solo questo, ma anche tutte le guerre che ci sono. Poi al cinema Kio di Cracovia gli studenti hanno incontrato i testimoni dell'Olocausto. Marcello Martini, sopravvissuto ai campi di concentramento, ha raccontato la sua storia e ha chiesto agli studenti di pensare con la loro testa e di non farsi mai condizionare, perché le derive estremiste sono sempre in agguato. Penso sia importante che i ragazzi sappiano, cioè non solo i ragazzi, ma anche gli adulti sappiano quello che realmente è successo, perché
c'è tanta ignoranza appunto sui campi di concentramento, sull'organizzazione che l'SS aveva creato per lo sfruttamento proprio dell'uomo in sé, per sé, sotto tutti i punti di vista. Radunati davanti alla stazione per tornare a Firenze, gli studenti toscani del treno La Memoria riflettono su quanto hanno vissuto. I saluti con Ugo Caffaz, animatore e datore del treno della memoria, che ha chiesto ai ragazzi un abbraccio liberatorio e di fratellanza. E poi il treno è ripartito verso Firenze. Un percorso dedicato ai nostri giovani, ai nostri studenti e alle nostre studentesse, che in questo modo hanno potuto sapere e toccare con mano quello che è stato e trarre da quello che è stato degli insegnamenti per il futuro, perché tutto questo non accada mai più. È una di quelle iniziative che servono a ricordare e soprattutto a costruire in base alla memoria una società diversa, riuscire a formare un'idea di società basata sul rispetto delle differenze, sul valore, sulla dignità delle differenze, sulla bellezza del diverso. E i ragazzi, insieme ai sopravvissuti, non si sono fatti prendere dalla stanchezza e dalla fatica e hanno continuato incessantemente a fare gli incontri, a chiedere, ad ascoltare, quasi non ne abbiano mai abbastanza di quelle preziose informazioni. Consiglieresti questa esperienza a un ragazzo della tua età? Sì, lo consiglierei e anche io stesso la rifarei altre 1000 volte. Secondo me è fondamentale anche per crescere, per maturare noi ragazzi della nostra età. Mi sento più consapevole di quello che succede e mi sento più forte, nel senso che ho trovato molte persone che la pensano come me. Il viaggio dei giovani toscani però continua, non si ferma adesso, perché ora inizia il vero lavoro, quello di tramandare agli altri ciò che hanno visto con i loro occhi.